In breve. L'arrivo delle news sui PC, tablet, cellulari sta cambiando il modo in cui le persone si tengono informate. Per le nuove generazioni la pluralità di fonti informative è un fatto ormai assodato e spesso si ritiene che le nuove tecnologie siano più credibili dei media classici. La TV, la carta stampata e i giornalisti si sono attrezzati per governare il cambiamento. Di questi temi si è parlato al convegno organizzato dal Core con Piemonte, la sfida dei New Media, venerdì 25 maggio presso la Sala Viglione di Palazzo Lascaris. Questo convegno ha una caratteristica. Ci siamo chiesti dove andasse la comunicazione e abbiamo capito che mentre sinora la comunicazione è stata una storia di evoluzione, di normale evoluzione, con l'avvento del digitale la comunicazione è diventata una vera e propria rivoluzione, fruibile da mille canali, ma non più tradizionale, e ha messo in difficoltà tutti i media tradizionali. Quello che è accaduto a Brindisi dimostra quanto delicato sia il ruolo dell'informazione in questo Paese. Certo, l'articolo 21 della Costituzione garantisce a tutti la possibilità di esprimere il pensiero, ma ci vogliono regole perché altrimenti si mettono a rischio la vita delle persone, i sentimenti di una comunità e perfino tutta l'idea di quello che è il dovere dell'informazione.